Ed eccoci al secondo episodio su come diventare dei limitless. Se non hai visto gli altri, cercali qui nel canale. Oggi vi parlerò di tecniche che vi aiuteranno ad influenzare le scelte delle persone e renderle più aperte nei confronti delle vostre idee. Il segreto è questo. Puoi ottenere qualsiasi cosa se sai come chiederla. Per fare questo devi avere nel tuo arsenale di limitless alcune conoscenze specifiche. E cioè, 1. Programmazione neurolinguistica. Ovviamente non posso farti qui l'elenco di tutte le tecniche, ma ci sono tanti libri in giro che puoi consultare. Non devi ovviamente conoscere tutte le tecniche, ma almeno quelle giuste che ti permetteranno di presentare in modo efficace una tua idea alla persona che hai di fronte. 2. Comandi nascosti. Ci sono infatti tecniche che influenzano inconsciamente il tuo interlocutore a fare una determinata scelta. Quello che fai non è chiedere esplicitamente di fare una determinata cosa, ma gli fai capire come sarebbe positivo per la sua vita fare quella determinata cosa. Per esempio, se devi vendere un cappello, non diresti mai "acquista questo cappello", ma diresti "immagina come staresti bene con questo cappello". La chiave sta nel creare nelle persone un dialogo interno nella decisione che poi andranno a prendere. Se sei troppo diretto, avrai una risposta diretta e molte volte questa risposta è negativa. Ma se crei curiosità ed esponi prima i benefici che quel prodotto ha generato in altre persone, avrai più possibilità di vendere la tua idea. 3. Costruisci un rapporto. Per fare in modo di influenzare la scelta della persona che hai davanti a te, devi prima creare un rapporto in modo che questa persona si fidi di te. Ci sono tecniche come il mirroring, per esempio, che ti permettono di entrare in sintonia con la persona che hai davanti. Questa è una tecnica che consiste nel copiare, ma non in modo eclatante però, la postura della persona che hai davanti. Emulando le sue azioni, infatti, è possibile creare un rapporto intenso. Puoi, per esempio, emulare il tono di voce del tuo interlocutore o magari seguire alcune posizioni corporee. Tuttavia, è meglio non farlo in modo palese, devi soltanto copiarle lievemente. Il mirroring è sicuramente una delle tecniche più efficaci per instaurare un rapporto con una persona. Ti assicuro che se studi attentamente questi argomenti, con il tempo avrai dei grandissimi risultati. Io ti consiglio veramente di acquistare alcuni libri su queste tecniche e studiali con attenzione e vedrai che ti si aprirà un mondo. Questo è quanto per oggi, spero che il video ti sia piaciuto. Metti un bel like, condividilo con gli amici e noi ci vediamo la prossima settimana. See you soon!